E buondì signori, eccomi di nuovo nella foresta. Oggi finalmente proverò la mia palestrina. Non ho fatto video mentre venivo in qua perché avevo la bici, il cavalletto, il pezzo di legno, lo zaino, la sacca e la pala che ho perso. Proverò la simulazione di una mia scheda di palestra. Vediamo se ci riusciamo. Però sono stanco e c'è caldo e c'è l'umidità. Il problema di questo posto è l'umidità. Ok, come prima cosa mi ero ripromesso di portare un asse di legno per pesare il bilanciere, perché ero curioso. Tecnicamente è abbastanza precisa. Via! Dai! Allora, giustamente 165 meno 95 fa 70, quindi ho un bilanciere che pesa 70 kg. Abbastanza discreto, dai. Adesso partiamo con la scheda che si svolge in 3 giorni. Queste sono scheda A, B e C. Me lo fa un ragazzo che si chiama Lorenzo Galasso, vi lascio il link della sua pagina Instagram. Lui si occupa di calisthenics, quindi fa della roba veramente figa. Lui è esattamente fissato con le trazioni, giustamente. Quindi io tutti i giorni ho delle trazioni da fare. Allora, ho 5 per massimo. Via. Ho fatto 5 serie con 5 colpi, 4-4-4. Faccio schifo in questa cosa qua, però... ho appena iniziato, quindi datemi tempo. Adesso ho le dip, ogni minuto devo farne almeno 3. E dopo il resto mi riposo. Tosta, veramente tosta, però direi che è uguale, è identico a quello che c'è in palestra, cioè, simile. Oggi non farò tutta la scheda esattamente così come l'ha data, siccome volevo provare un po' tutti gli esercizi. Non farò quelli a corpo libero perché tanto li si può fare anche in camera, quindi non serve una foresta. Farò quelli un po' più... quelli. Quindi adesso passerò al giorno 2, siccome dopo ho altre cose e non mandava di fare gli addominali. Allora, al secondo giorno di nuovo le trazioni. Chin up, devo essere sincero, non ho capito bene cosa sia. La tecnica fa schifo, la mia, quindi io ci provo. Poi dopo non devo diventare un professionista. E meno male che lui me lo fa vedere il video. Poi comunque lavora molto col telefono, quindi anche a distanza lavora benissimo, anche senza incontrarlo personalmente. Però questo esercizio non mi va di farlo. Poi secondo giorno push up. Ed ecco i nostri amati squat. Per motivi di sicurezza, diciamo che non ho fatto una panca da squat. Se fosse cascato era un casino. Dai, proviamo a farlo. Ok. Le. Ottimo. Vi assicuro che veramente con questa umidità qua è proprio, cioè, mi si sta incollando la roba addosso, un fastidio tremendo. Allora, dopo vabbè, ho i soliti addominali. Passiamo al giorno 3. Sempre trazioni, squat ancora, push up. E allora ci mettiamo anche gli stacchini. Diciamo che ho appena iniziato, quindi mi ha dato una scheda abbastanza base. Gli esercizi sono sempre quelli lì, per migliorare la tecnica, per imparare un movimento. Diciamo che la mia è una scheda da principiante. E basta, io dire la verità, sono anche contento. Adesso vado a casa a dormire.